al limitante della Ternana. Quindi la colpa è mia, eh? Certo, ti devono cacciare via, infatti. Infatti. Ecco, tranquillo che l'hai fatto apposta. Esatto, tranquillo che esatto. L'hai fatto apposta, l'hai fatto. Evidente, perché io cacchio per riportare mi infilo via. Certo, perché hai fatto questa operazione. Io che non ho interessi, peraltro ti devo dire, dammela uno. Perché io stasera, guardate, Montemà, ascoltami. Quale dei due? Simone. Montemà, anche poco fa ti ho telefonato che questa è la mano mia, 25 volte ti ho telefonato perché ero occupato, cioè ti ho invitato, ho detto vieni giù, ti ho mandato il messaggino, neanche l'innamorate si fa, sì, no. Ok, beh, Rosso, sono di campagna, anche quelli no, si fa, e tanto non sei, neanche mi ha voluto rispondere, ma come? Ci vogliamo bene, io ti stimo tanto, allora, porca miseria, mi sei anche molto simpatico, per una volta... Volevo sinceramente non parlare a un biego monitor, ma parlare a una persona, non ci sono riuscito. Volevo chiedere determinate cose, questa sera è andata bene perché vi dico, mi volevo presentare con delle sagome, non ho fatto a tempo, almeno potevo parlare con qualcuno. No, no, sarà per la prossima volta. Sarà per la prossima volta. Mi dispiace, adesso a parte gli scherzi, mi dispiace moltissimo perché avremmo potuto parlare di diverse cose, per esempio. Di quello, scusa, poi finisco, di quello che sarà l'anno prossimo, anche l'inizio, perché non pensate che stiano lì fermi, da un pezzo che si stanno muovendo, perché pensiamo al paese, all'Argentina, qualcosa arriverà dall'Argentina? No. Bode Angus. No, niente. Allora, l'anno prossimo comunque sarò io. Ma forse la a gente, sostituire forse Minciarelli. Ci sta già il sostituto. Forse la gente non sta capendo molto di questo. Infatti, lo spieghiamo rapidamente. In un pubblico, sì, perché questo pubblico in effetti, perché questo in effetti, l'argomento pregnante, comunque, consentimi Enrico, della serata, non è tanto il consuntivo, che tanto lo sappiamo tutti che tipo di consuntivo è, e non possiamo farne a meno di notarne i numeri che sono tutti. Però vorrei approfondirlo quello, se fosse La problematica è sorta proprio in relazione alla web cronaca che domenica io, Andrea e Eleonora abbiamo diffuso per... Invece di scaldare un pochetto. È successo Sei fatto spiegare lui. No, io non devo salvare niente. Non devo salvare niente. Se vuoi puoi mandare la pubblicità e salvo dopo. Altrimenti non salvo niente e lo dico adesso comunque, indipendentemente da tutto ciò. È evidente che avete ospitato una esternazione così forte come quella che Enrico, in maniera del tutto spontanea, forte. In una cavolo, ero duro e te stavo a fare la tena calmata, non mi vedevi perché neanche. Mai? Per il semplice motivo, ma non che posso dire momento, che è fallimentare. In quel momento, ma che comunque, voglio dire? Tu stavi parlando sull'organo ufficiale della Ternana Calcio. Allora devo dire che va tutto no. Bene. Ma perché se la Ternana Calcio ammette che ha fatto una stagione fallimentare? Semmai sarebbe stato. Aspetta, semmai sarebbe stato il caso. Lo facessi di usare lo stesso linguaggio in una maniera. Ma io sono campagnolo, Massimo. Allora scusami. Fatto, però aspetta un attimino, e qui chiudiamo perché altrimenti. Ma sarà politica. Più credibile guarda, un emittente. Ma fa un testa a testa. È vero, ma sarà più credibile un emittente dove viene dato a qualcuno la libertà di parlare anche io contro. Non lo so io. Dico oppure devono dire tutto, ma che bella io la Marchesa. Non ho rimesso piede in società, non so se ce lo rimetterò, spero di rimettercelo. Spero soprattutto che mi faccia. T'accompagno io e mi vogliono bene. T'accompagno io che mi vogliono basta. No, non è un problema. Io dico solamente che mi prendo, mi prendo le responsabilità di quello che è accaduto, perché io sono il responsabile di quel servizio, e ribadisco ciò che ho riferito anche a Simone Montemari, e cioè che comunque la presenza all'interno di una emittente schierata, inevitabilmente schierata, anche di un pensiero diverso, accresce la credibilità di questa emittente, che altrimenti sarebbe definita, come molti la definiscono, rete di regime. Benissimo. La voce del bastian contrario serve invece a ristabilire un certo principio di democrazia. Basta, sono d'accordo. Ok. Sì, però ci abbiamo questo servizio che è anche un po' lungo. Ci abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto anche straordinari, tutti ci hanno lavorato, tutti i nostri tecnici. Se la regia lo manda in onda, diamo i voti finali di tutta la stagione alla squadra. Ginestra 6,5.
Il fatto che sia andato a fare il terzo portiere a Parma un po' ci duole, ma non per questo ci sentiamo di dare addosso al portierone che per 2 anni e mezzo con le sue parate ha contribuito in maniera fondamentale alla salvezza della Ternana. Non possiamo che augurargli tutte le migliori fortune calcistiche in una serie migliore di quella attuale delle Fere. Visi 6 e mezzo. Non era facile a 38 anni sostituire un idolo come Ginestra. Visi l'ha fatto in punta di piedi, spendendo le prime gare a togliersi un po' di ruggine, per poi dare il meglio di sé nella parte finale della stagione, nonostante non fosse in perfette condizioni fisiche. Il suo contributo è stato buono. Kunzi 6, una presenza in cui non ha commesso alcun errore. Poi si è infortunato, altrimenti pensiamo che almeno un altro paio di presenze le avrebbe racimolate. Ma il ragazzo è giovane e ha tempo di dimostrare quanto vale. Del Grosso 7, una stagione molto positiva, minata dal brutto infortunio che è costato tanto alla Ternana in termini di punti, risultati ed ambizioni. Il suo contributo è stato sempre sopra la sufficienza, anche quando è stato spostato a centrocampo. Un delitto non avergli allungato il contratto, una follia non far valere l'opzione per trattenerlo un altro anno. Vedremo. Sartor, 6. Il voto per quanto espresso in campo sarebbe più alto, ma il quantitativo industriale di partite saltate per infortunio lo abbassa per forza. Il finale di stagione, con la mancata convocazione per Arezzo, è il segnale che probabilmente il capitano non sarà più a Terni l'anno prossimo. Probabilmente ne sentiremo la mancanza. Tedeschi, 6 e mezzo. Partito a fari spenti è cresciuto di partita in partita, steccandone solo una, quella con il Foggia. Un delitto preferirgli Fedeli o Pedotti. Fortunatamente il cambio di allenatore l'ha portato in pianta stabile tra i titolari, con grosso sollievo per le coronarie dei tifosi. Cardona 6. Il povero Antonio è stato costretto a giocare perennemente fuori luogo, dove le carenze tecniche sono venute fuori ripetutamente, ma l'impegno, la grinta e la foga agonistica che lo contraddistinguono gli hanno permesso di non sfigurare più di tanto in quel ruolo ostile. Speriamo che l'anno prossimo possa tornare a giocare nel mezzo del campo, là dove dà il meglio di sé. Bizzarri 5 ha giocato quando la squadra era in emergenza e nel periodo più difficile della stagione, per cui ha delle attenuanti, ma l'errore grossolano che ci ha costato il derby d'andata col Perugia è troppo grande per essere dimenticato e premiato con una sufficienza. Ma anche lui è giovane ed avrà tutto il tempo di migliorare. Didio 6 e mezzo. Al rientro dopo un grave infortunio ha svolto alla grande il proprio dovere, dimostrando che non è a caso che si arriva a giocare in Serie A. Speriamo che l'anno prossimo rimanga e che diventi il titolare inamovibile della Ternana. Bertoli 6, arrivato in punta di piedi col mercato di gennaio, si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa. Un po' a destra, un po' a sinistra, un po' al centro, un bel jolly. Borghetti 6 e mezzo. Il voto è sulla fiducia perché 2 partite sono oggettivamente poche per giudicare un giocatore, anche se per quel poco che abbiamo visto ci è piaciuto e come. L'anno prossimo lo valuteremo meglio. Cibocchi 6. Un buon inizio di stagione, poi l'infortunio e il confino deciso dalla società. Del resto si sa, Nemo profeta in patria. Però certo vedere un bel terzino come Alessandro in tribuna e un bel mediano come Cardona snaturato per sostituirlo è tra le cose più tristi della stagione di quest'anno. Dideo 6 e mezzo. Tutti ci aspettavamo qualcosa di più, ma a ben vedere forse la tanta sostanza a scapito della qualità messa in campo da Guido è servita come il pane. Ha alternato prove molto buone ad altre meno fortunate, impreziosendo il tutto con un paio di gol importanti che ne rendono il giudizio ampiamente positivo. Bussi 6 e mezzo. Finché è stato a terra e non si è mai tirato indietro. Ha fatto l'ala, il mediano, il terzino, ha messo la faccia sempre e comunque. Poi deve essersi stufato ed è sceso in C2 con l'Olbia. Gli auguriamo le migliori fortune. Papini 8, il migliore dell'annata in tutti i sensi, un giocatore vero, di altra categoria, che l'illuminata proprietà si è ben guardata dal confermare e che probabilmente lascerà Terni a parametro zero. Un toro in mezzo al campo, sempre pronto a metterci la gamba, i polmoni e il cuore. L'unico vero leone in una squadra di timidi gattini. Concas 7 e mezzo. La più bella sorpresa del campionato, veniva dalla C2, ma il salto di categoria non l'ha fatto notare a nessuno. Si è subito impossessato della fascia destra e con Del Grosso ha costituito un asso portante di questa Ternana. Le voci di mercato lo vorrebbero lontano da Terni. Ci auguriamo che la società lo trattenga. Piccioni 7 e mezzo. Altra bella sorpresa. Arrivato a gennaio si è subito distinto per le ottime partite disputate. Dalla sua parte anche qualche gol importante.